Signori, buonasera. Io vorrei presentarvi intanto, vabbè, Filippo lo conoscete, a me mi conoscete, ma vi presento Toti Piscopo, che è un giornalista che si occupa di turismo da più di 30 anni, con cui abbiamo anche condiviso lunghi percorsi di workshop, di fiere internazionali, di presentazioni, di tante altre cose, che ha vissuto anche lui da una parte diversa la vicenda dell'azienda delle Terme di Sciacca. E l'organizzazione è molto diciamo casual. Faremo noi vedere anzitutto un video che forse molti di voi conoscono, ma molti no, su quello che video che venne commissionato da me e da Michele Cipolla nel 1997 a due giornalisti della RAI, Nuccio Vara e Pippo Giglio Rosso, che è un video promozionale che abbiamo tradotto in 8 lingue e che ci serviva per le manifestazioni internazionali alle quali l'azienda partecipava. È un video che non riguarda, come vedrete, dura poco, dura 15 minuti, non riguarda soltanto le Terme di Sciacca, ma riguarda Sciacca nella sua interezza, perché da questo si può ricavare il fatto che le terme sono state, e spero saranno, la risorsa strategica più importante di questo paese. Quindi noi partiamo con il video e poi cominciamo con la presentazione. La natura è la storia, la realtà, il mito e la leggenda. Aspetti della vita che si intrecciano e si intersecano, si sovrappongono tra loro, in un luogo dove la favola dell'uomo ebbe inizio tanti millenni fa. Misteriose, oscure viscere, alcune grotte vaporose, abitate dall'uomo già in età neolitica. Secondo il loro sicolo, fu Dedalo, il più famoso architetto dell'antichità, a scavarle e a sistemarle, a scoprire il valore terapeutico del vapore, che essi a distanza di millenni continuano a delineare. Fu Dedalo, il primo uomo di ingegno a comprendere che nella pancia di Cronio lo sfarinarsi delle rocce calcaree incontrava lo scorrere delle acque piovane e che questo innesto di elementi produceva calore e quindi vapore. Il grande architetto riuscì ad incanalare l'aria calda e a trasportarla in un altro che ancora oggi porta il suo nome. E da allora le grotte del Cronio si trasformarono in un vero e proprio stufo, le stufe della salute. Di Sciacca vi è dunque un mito, la leggenda che incontra l'uomo è quindi la storia. Un sottosuolo, per così dire, comprende il suo mondo e l'uomo insieme alla preistoria hanno saputo domare e sfruttare. Il Cronio, come fonte di energia nascosta, di salubrità naturale, che le sue caverne e i suoi funicoli custodiscono come un tesoro. Pare, acqua e fanghi, doni millenari che in mezzo del tempo hanno risposto per l'uomo. E che un mito del Cinquecento, San Calogero, creato lo spirito del mondo del più cristiano, cominciò ad utilizzare per ridare salute e vita a sofferenti e malati. Sulle rete del mondo, ancora oggi, San Calogero viene venerato in un santuario, meta di due monaci, e da lassù si vuole lasciare per il suo nome, di un evento che ci incontra nel modello di un mondo secondo. Risale alla seconda metà dell'Ottocento l'inizio dell'attività organizzata delle Terme di Sciacca, ma fu il Novecento, con la costruzione del nuovo cambiamento di stile neoliberti, a determinare non soltanto il passato di qualità dell'attività termale, ma anche la progressiva trasformazione del mondo sociale. Ma non è meglio che lo senti se sta. Lo sentite? No! Meglio ieri la casa, meglio se sta turistico alberghiere e ciò man mano che veniva internazionale da parte del genere.
Sciacca divenne nel volto di pochi decenni una meta del turismo europeo, in ciò favorita dalle bellezze naturali e paesaggistiche del suo territorio, dalla limpidezza del suo mare, dalla socievolezza della sua gente. Oggi è lo splendido edificio in stile Liberty, il cuore delle ditte termali. Tra le sue mura, stucchi e decorazioni floreali tipiche dell'Anvo vengono svolte con cura e meticolosità le principali pratiche terapeutiche. La fangoterapia. Nel corpo del paziente, nella sua parte bisognosa di cure, viene spalmato il fango miacoloso, successivamente protetto da un lenzuolo e tricoperte, in modo da evitare la dispersione del calore. Il fango viene rimosso dopo 20 o 30 minuti, mentre per altri 60 minuti viene favorita la sudorazione. La balneoterapia. Per 5 o 10 minuti il corpo del paziente viene immerso in trovasche di acqua sulfurea ad una temperatura di 37-39 gradi, qui fa seguito nel riposo la fase della reazione. Appositi apparecchi consentono il trattamento farmacologico di particelle solide e liquide, pratiche terapeutiche dunque che consentono con l'acqua sulfurea di curare malattie cutanee, dell'apparato respiratorio e del sistema otorino-faringoiatrico. Ma le terre di Sciacca sono famose nel mondo soprattutto per il fango. Esso viene prodotto dall'incontro delle acque sulfuree con un particolare tipo di argilla, pura e pastosa. La maturazione del fango avviene lasciando macerare l'argilla in acqua sulfurea, fluente per almeno un anno. Miracoli del crono e della natura in un complesso termale che negli ultimi anni ha raggiunto livelli qualitativi altissimi, grazie ad una gestione che mette al primo posto le esigenze del paziente turista. Sciacca è infatti dotata di una rete efficientissima di alberghi, mentre a ridosso dello stabilimento termale è stato creato un parco attrezzato per il tempo libero. Piante e distese di verde, un teatro all'aperto, all'orizzonte il mare e più su le piscine dove è possibile tuffarsi nelle acque del mito e del fuoco. Alle terme si aggiungono le moderne strutture alberghiere e la rinomata offerta congressuale che può contare su 8 sale attrezzate con moderne strutture multimediali, da 20 a 350 posti. Sottosuolo e suolo, natura e cultura, con uomini e donne protagonisti incontrastati della storia peculiare del luogo. Storie del passato e del presente, in un contesto sociale dove modernità e tradizione non sono in antitesi,
ed è il mare sconfinato ad aprire le finestre della memoria e del sogno su un evento che sconvolse Shark tanti e tanti anni fa, in una fusa notte di luglio. A poche miglia dalla costa, in un punto che i pescatori conoscono ancora come la Baia dei Coralli, dopo una violenta eruzione emerse all'improvviso un'isola. In omaggio alla sua maestà Ferdinando II, re delle Due Sicilie, essa prese subito il nome di Isola Ferdinandea e le potenze europee del tempo entrarono addirittura in conflitto per averne il possesso. L'isola, prodotta in realtà da una sorta di sisma generato da sommovimenti delle viscere del Monte Cronio, affondò negli abissi marini dopo qualche mese della sua apparizione. Il mito dell'isola Ferdinandea, sempre vivo a Shark, è fonte di narrazioni leggendarie, soprattutto per la gente semplice, tra i pescatori che nella notte affrontano il mare, nelle botteghe dei numerosi ceramisti che con i colori del sole danno un'anima ad oggetti di rara raffinatezza ed eleganza. E soprattutto il cuore mediterraneo della Sicilia, con i suoi antichi vicoli attraversati da venti e brezze marine, con le sue case bianche che rimandano l'atmosfera delle medine arabe, con le sue numerose chiese, viva testimonianza di diverse epoche storiche, di diversi stili architettonici. Natura e cultura, dunque, un binomio costantemente promosso anche dall'azienda che gestisce lo stabilimento termale e che trova un suo punto di riferimento stabile nel chiostro del convento di San Francesco, recentemente ristrutturato. Vi si ospitano mostre, dibattiti e convegni che talvolta hanno come oggetto l'attività termale e la sua storia millenaria. Si guarda al passato per progettare il futuro. Si analizza il cammino compiuto soprattutto in età moderna, dalla seconda metà del Settecento ai nostri giorni. Una storia a tappe, dagli impianti termali ubicati in ambienti ancora selvaggi e brillantemente descritti da Jean Bouel nel suo Viaggio in Sicilia, alle odierne moderne strutture che disegnano già il futuro di Shark in un ulteriore incremento e sviluppo del turismo termale. Della trasgressione, della follia e della gioia. L'esempio più lampante di ciò è dato dalle struggenti immagini che offre al visitatore il castello in Cartago. Un immenso parco costellato da centinaia di visi e deformi, scolpiti nella pietra e frutto della ossessiva e visionaria follia di un vecchio contadino recentemente scomparso. Scolpiva dalla mattina alla sera, riproduceva nella pietra i fantasmi ossessionanti della vita, quasi a voler fissare nelle mobilità della pietra i volti di un universo che spariva per sempre, il tramonto del mondo contadino. Thank you.
la città della luce, frammenti di una storia millenaria, atmosfere mediterranee, i millenni, i secoli, gli anni. Il tempo nel regno del vero tempo. L'uomo e la sua vita, il corpo e i corpi nei territori della salute e del benessere. La possibilità di immergersi in acqua, terra e fuoco, che qui fanno un tutt'uno, ricongiungendosi con i principi che hanno generato la vita. Shaka, vi attende. Allora, buonasera a tutti e benvenuti al Circolo Garibaldi. Mi corre l'obbligo di innanzitutto ringraziare il dottor Ambrosetti per aver voluto scegliere il Circolo Garibaldi per presentare il suo libro e lo stesso dicasi per i relatori. Allora, Alfredo Ambrosetti lo conoscete tutti, è sicuramente uno dei più grossi esperti in materia di terme, è stato il presidente delle terme per tanti anni, direttore delle terme per tanti anni e ha scritto questo libro. Caro Alfredo, tu sai benissimo che sulle terme ne abbiamo sentiti di tutti i colori e quindi ora aspetterà a te darci qualche ragguaglio un po' più preciso e puntualizzare tanti punti e tante cose che interessano sicuramente la città. Le terme, come sappiamo, sono chiuse da anni e questo è veramente uno sfregio per Sciacca e per i suoi cittadini. C'è qua Nino Porrello che ha organizzato questo comitato coadiuvato da un po' tutte le forze politiche di Sciacca, comitato che si riunisce e fa un'importante riunione il giorno 6, penso che lo sappiate tutti, ma per chi non dovesse saperlo, il giorno 6 dobbiamo essere tutti presenti in massa perché dobbiamo fare vedere che la città ha a cuore le terme e tutti i cittadini, a prescindere dal colore politico, lottano assieme per la riapertura delle terme. Non mi rubo altro tempo, do la parola al dottor Ambrosetti e ai suoi relatori. Grazie. Grazie Giuseppe. Grazie Giuseppe. Accomodatevi. Allora io do la parola a Toti Piscopo che vi ho presentato, lui ha tante altre cose oltre quelle che vi ho detto io, ma siccome lui è un francescano mi sono limitato soltanto alla parte... Troppo buono. No, stai seduto. E allora, intanto buonasera a tutti. Grazie per l'invito e non mi posso esimere dal fare i complimenti ad Alfredo Ambrosetti che conosco da 40 anni e ovviamente al suo coautore Filippo Cardinale che conosco da tempi più recenti. Ma la conoscenza di Alfredo Ambrosetti dal punto di vista squisitamente professionale non può essere che un ricordo fatto di un'agenda che veniva regolarmente fatta perché si chiedeva professionalmente quali fossero gli aggiornamenti su queste famose terme di Sciacca che costituivano e credo costituiscono tutt'oggi uno di quei punti di eccellenza, dei tanti punti di eccellenza che ci sono in Sicilia e che come tanti altri sono privati al pubblico utilizzo. Al pubblico utilizzo che è qualcosa direi quasi pressoché di criminale, insomma, no? Se teniamo conto delle grandi difficoltà che ci sono e delle grandi opportunità che questi impianti potevano costituire negli anni. Io li ricordo perfettamente perché allora, oltre che fare da corrispondente per il quotidiano l'agenzia di viaggi, mi occupavo anche del nato Sciaccamare, insomma, no? Che allora sul quale venivano riposte tante grandi speranze per il lancio turistico di Sciacca, di cui si parlava, lo ricorderete bene tutti quanti, insomma, come il terzo polo turistico in Sicilia, operazione che poi è stata disillusa amaramente. Io non ho avuto modo di leggere tutto il libro dei nostri amici autori, però la memoria mi aiuta a ricordare insomma, quelle che sono state le traversie e questo percorso terribile che le terme hanno attraversato. Dal momento in cui rappresentavano il polo di interesse e di attrazione al momento in cui si arrivò a quella nefasta conclusione di chiudere le terme per poi provvedere alla privatizzazione con un altro bagno di sangue materialmente che voi ovviamente conoscete e sapete meglio di me. Io credo che il grande merito di Alfredo sia stato e di Filippo Cardinale sia stato quello di fermare su carta praticamente
tutta questa storia che mi sembra opportunamente è stata definita una storia sbagliata, come tante storie sbagliate che avvengono in questa terra e di cui oggi dovremmo avere il coraggio di tirar le fila. E allora ricordare, proprio per non dimenticare in prima analisi, ma anche per fermare su carta la verità, quella verità storica che si può raccontare solo a distanza di tempo, quando si può avere la serenità, no? Di ripercorrere, di non vivere le vicende politiche che spesso dovrebbero esaltare un popolo, ma spesso e volentieri diventano mortificanti per un popolo. E questo fermarle solamente per ricordare di non continuare a commettere gli stessi errori. E attenzione, io credo che commetterlo oggi, in questo periodo, nell'anno 2024, in cui la Sicilia finalmente, dopo tanti anni di grandissime difficoltà, ha ritrovato un suo riposizionamento strategico sul mercato, nel momento in cui ha recuperato quella credibilità e quell'affidabilità che aveva negli ultimi 20 anni perduti. Principalmente si è ritrovata nella situazione favorevolissima di essere particolarmente risultata attrattiva sui mercati internazionali. Noi come Sicilia viviamo un momento magico da questo punto di vista, non tanto per nostro merito, insomma, quanto per demerito di chi ci ha preceduto, no? Di questi governi che in questi 25 anni noi li abbiamo raccontati in una pubblicazione, la mia società si occupa di comunicazione, di marketing e nell'ambito di questa, oltre al Travel Non Stop, abbiamo Travel Expo, che è la borsa globale dei turismi, abbiamo raccontato e fermato su carta questi 25 anni di turismo in Sicilia, in cui la prima cosa che viene in mente è un fatto che ovviamente era ben noto, ma che nel momento in cui lo leggiamo assume un'altra valenza, quella che in questi 25 anni si sono avvicendati alla presidenza della regione, ben 12 presidenti della regione e 18 assessori regionali al turismo. Cioè, voglio dire, mi sembra che così potremmo quasi dire che alla BIT si andava per presentare il nuovo assessore al turismo più che i nuovi prodotti. Insomma, allora questo praticamente, grazie a Dio, è rimasto un po', lo abbiamo lasciato alle spalle. Io credo che oggi dovremmo avere tutti quanti la capacità, l'interesse e la buona volontà di guardare al futuro. Guardare al futuro ovviamente senza dimenticare quello che è stato il passato, ecco perché credo che sia il libro che stasera i nostri amici presentano sia estremamente utile. Io mi auguro anzi che di questo libro ne vogliate fare ampia diffusione, insomma, presso l'Assemblea regionale affinché questo pezzo di storia venga ricordato, ma principalmente impegnarci non tanto e non solo a discutere di quello che è stato, ma puntare a guardare avanti, davanti ai nostri occhi. Oggi noi siamo praticamente, questa prossima edizione di Travel Expo che si terrà dal 5 al 7 aprile, l'abbiamo intitolata praticamente proprio guardiamo al prossimo quinquennio. Se noi oggi, in questo anno che considero particolarmente favorevole, non buttiamo le basi per ricostituire, rifondare questo nostro sistema turistico che fondamentalmente non c'è mai stato, ma che oggi ci sono tutte le condizioni perché si possa fare, è una cosa che io ritengo essenziale. E nell'ambito di questo, proprio per puntare ad un'offerta turistica rinnovata, che possa puntare ad un pubblico altospendente, che possa puntare praticamente a rigenerare dei flussi turistici qualificati verso la Sicilia, credo che gli impianti termali costituiscono uno di quei punti di eccellenza. Io ricordo che una delle ultime volte che ebbi modo di incontrare il presidente Musumeci, lancia l'idea, c'erano peraltro anche alcuni impresari, imprenditori del mondo termale, insomma, no, che facevano capo a Confindustria, e dissi: puntiamo in Sicilia a creare un polo che sia di interesse sul piano di salute e benessere, che veda un'unica azienda che possa governare le acque termali, che possa invece coinvolgere gli imprenditori privati che per mestiere hanno la capacità di fare impresa
e in funzione di queste riproponiamole in un concetto nuovo, moderno e più adeguato alle esigenze del mercato. Ecco, io credo che questo sia ancora un tema di grandissima attualità. Credo che su questo è un tema non tanto di ricordare quello che è stato e battere i pugni per quello che è stato e che è stato sbagliato, ma principalmente riuscire a formulare tutti quanti insieme, parlo di imprese, parlo di associazioni sindacali. Oggi vedete c'è un elemento di novità nel mercato turistico, che si è acquisita la consapevolezza finalmente che oggi una delle necessità è quello di dover puntare sull'allungamento delle stagionalità. Era una voce, dico, per chi è anziano come me, insomma, no, se ne parla da 30 anni usando quel termine orrido di destagionalizzazione. Oggi invece si parla praticamente di questo allungamento delle stagionalità. È un aspetto che diventa fondamentale, non solo per risolvere il problema dei flussi turistici, ma perché quello che ieri poteva costituire un'opportunità, oggi è una necessità. Noi abbiamo visto che la pandemia, questo ce l'ha insegnato, si sono create le difficoltà nel mondo del lavoro, i problemi del lavoro li risolvi solamente se avremo la capacità di lavorare per 12 mesi l'anno. Ecco, questa è la grande sfida praticamente che ci attende e che attende ognuno di noi, ovviamente nel ruolo praticamente che per ognuno ci compete. Ecco, io direi, mi fermerei qua, insomma, dando la parola subito ad Alfredo Ambrosetti, che ovviamente strategicamente potrà farci un focus su quello che è stato, insomma, insieme a Filippo Cardinale. E poi sarebbe bello, insomma, se riuscissimo a ritagliarci un quarto d'ora per parlare di futuro, insomma, e che questo quarto d'ora serva solamente a stabilire che cosa fare da domani mattina in poi. Allora, Alfredo, complimenti a te. Bravo Toti. Io però a questo punto passerei la parola a chi in quel libro mi ha fatto delle domande complesse, penetranti, lunghe, spesso anche difficili nella costruzione delle risposte, che però insieme a me poi è riuscito a produrre una cosa che ha affermato, come diceva Toti, la memoria delle cose che sono state. Io concludo nel mio libro dicendo che un popolo che non conosce la propria storia spesso è condannato a ripeterla. E poi, come diceva Carlo Marx, concludo, la storia la prima volta si presenta in forma di tragedia, la seconda volta in forma di farsa. Quindi noi dobbiamo evitare che la tragedia delle terme si trasformi invece in una farsa. Do la parola quindi a Filippo Cardinale. Filippo, allora replicaci un paio di domande che hai fatto ad Alfredo per convincerli a fare quest'opera insieme. No, prima di passare alle domande devo fare uno sforzo incredibile perché non riesco a urlare. Questa mia criticità era ben voluta da mia moglie perché praticamente non urlavo mai. Quindi devo fare questo sforzo, spero che la mia voce arrivi fino in fondo. Prima di entrare nell'argomento, ricordo ancora una volta l'appuntamento del giorno 6 marzo perché è importante essere presente. Questo libro in questo applauso mi ricordo quando la città fu chiamata a un referendum per aggiungere Terme a Sciacca e purtroppo non si raggiunse il quorum. Io sono fortemente convinto invece che il giorno 6 pochissimi rimarranno a casa e tantissimi saranno per strada a sostenere questo amore nei confronti di una risorsa che è straordinaria, che sia straordinaria. Poi passiamo dentro, fammi aprire delle parentesi che sono importantissime. Perché nasce questo libro? A parte la copertina, non è un romanzo, perché è una storia sbagliata, c'è una pupa e quindi uno può immaginare che si tratti di un romanzo d'amore. Così non è. Allora nasce dall'esigenza di non perdere la memoria, perché un paese che perde la memoria è un paese che muore. Un paese che continua a gettare con costanza fango è un paese che può raccogliere solo fango. E non sto parlando del fango che porta benefici al corpo, cioè dei fanghi termali,
parliamo del vizio, parlo del vizio che domina nel nostro ambiente, di parlare o sparlare sempre altrui. E lei a Gattopardo ha ragione, perché Gattopardo poi alla fine rimarcava il difetto del siciliano, che è quello che non vuole fare. E allora dimostriamo il contrario, dimostriamo che vogliamo fare. Io ho scritto sulle terme in maniera incredibilmente mostruosa, utilizzo un aggettivo di Fantozzi, dal 2005. E il mio è stato un giornalismo non che morde e fugge. A me è sempre piaciuto sedermi a tavola, cominciare dall'antipasto, finire al dolce e rimanere a tavola ancora per un po'. E mi sono beccato pure una denuncia, una querela dall'allora presidente del consiglio di amministrazione Carmelo Cantone, perché davo fastidio. Però la querela si è fermata al GUP, pure al GIP, fu archiviata perché il GIP ritenne che i miei articoli 22 scrivevo per controvoce erano tutti nell'ambito della continenza. Fecero appello e lo persero pure, perché anche il GUP classificò i miei articoli, perimetrò i miei articoli nell'ambito della continenza. Detto questo, oggi ringrazio Alfredo perché ha condiviso con me la dedica del libro a mia moglie Ada, perché era mia sostenitrice e quando scrivevo, e continuo a scrivere veramente, non mi risparmiavo, ero solo, ma avevo la compagnia e il supporto di mia moglie. Per fare capire l'importanza, lo scopo del libro appunto è quello di incidere la memoria e fare chiarezza. Perché? Perché bisogna, parlando delle terme, distinguere alcuni periodi che io distingo in maniera molto facile. Cosa erano le terme prima della presidenza del professore Mannino, Pasquale Mannino? Cosa sono diventate le terme con la privatizzazione e come le vediamo attualmente? E allora ribadisco che non si può fare di tutta l'erba un fascio e non si può gettare fango a destra e a manca, perché tanto è questo lo sport preferito. Per darvi un'idea, ai tempi d'oro, e vi ricordate che nei tempi d'oro il centro di Sciacca era pieno di pensioni, alberghi, erano tutti in centro. Ogni 12, era questa lo studio fatto dal Censis, dunque c'era un moltiplicatore per le città termali che era pari a 12, cioè per ogni lira spesa all'interno delle strutture termali, una lira spesa all'interno delle strutture termali, oltre 12 erano spese sul territorio della città termale. Quindi voi capite quale importanza abbiano le terme, giusto? Per l'economia intera del territorio. Prima di passare alla domanda, mi piace solo perché il libro poi contiene solo una parte degli articoli che io ho scritto, a cominciare da Controvoce, sul quotidiano La Sicilia, che mi ha sostenuto totalmente, e poi col Corriere di Sciacca, il giornale che dirigo. Sono una parte, sono datati, questo mi fa ricordare pure che un po' di anni sono passati, però mi piace pure citarne uno solo, no? Che è l'emblema di quello che succede e che sta succedendo ancora oggi. Il titolo dell'articolo è Terme, i deputati come un episodio delle parrocchie di Regalpetra di Sciascia, che tutti sicuramente voi altri avete letto. Una volta mi trovai a Racalmuto e vide una targa esterna davanti al circolo dei minatori. Ascoltando gli interventi dei deputati che stamattina hanno partecipato, c'era stata una riunione a Sciacca, la solita passerella, ascoltando gli interventi dei deputati che stamattina hanno partecipato all'incontro sulle terme, convocato dal sindaco Di Paola, eri tu... non ho potuto fare a meno di ricordare un magnifico episodio scritto da Leonardo Sciascia nel libro Le parrocchie di Regalpetra.
Lo cito perché è la fotografia di una realtà che dura nel tempo. Cambiano i luoghi, le occasioni, ma la sostanza rimane sempre e duramente la stessa. Cito la scrittura. Una volta al circolo dei minatori venne un deputato nazionale, ascoltò i salinari, raccontavano miseria e l'onorevole chiudeva gli occhi come in preda a indicibile sofferenza. Infine diede un calcio al tavolo dicendo: per Dio, bisognava fare qualcosa. Dal tavolo cadde una lampada e andò a pezzi. L'onorevole promise grandi cose. Ai minatori toccò comprare una lampada nuova. Continuo io. Da anni ascoltiamo il dolore di parlamentari nazionali e regionali, assessori dei vari governi regionali che si sono succeduti nel tempo. Ognuno di loro si indigna, rimane sconcertato dal mancato sviluppo delle terme e dalla recente chiusura. Promettono, si impegnano, ma poi fanno come l'onorevole citato poco fa. Ognuno che viene a mostrare dolore indicibile per la questione termale promette e nella foga rompe sempre qualcosa. Rompe la fiducia dei cittadini, rompe la speranza dei lavoratori, rompe la dignità della nostra sciacca, rompe lo sviluppo del nostro territorio. E non solo le loro promesse sono parole al vento, come nella citazione di Sciascia, ma ognuno di loro non paga neanche la lampada fatta cadere e rotta nella foga. E come nella citazione, sono sempre i cittadini a pagare. E con la chiusura scellerata, folle, di tutto il complesso termale, a pagare è stato il territorio. Alfredo. Grazie. Fatta questa breve premessa, ti faccio la prima domanda. Riguarda lo stato delle terme. Io ho fatto questa suddivisione temporale prima della presidenza, perché bisogna capire cosa si è fatto. Non è tutto brutto, ci sono capitoli brutte, bellissime, orribili. Allora le cose belle dobbiamo tirarle fuori, dobbiamo incidere nella nostra memoria, perché serve anche per andare avanti, cogliere l'aspetto positivo. Come erano prima le terme, prima, ecco, della presidenza? Intanto mi alzo perché così forse riesco a vedere un po' tutti. Intanto devo dire una cosa che non ho detto poco fa. Gran parte del merito di quel video è anche di Pippo Sant'Angelo, che è qui, perché è stato lui che è riuscito a mettere d'accordo tutti e ha consentito questa cosa qua. Va bene, ma c'entri anche tu. C'entri anche tu. Allora, detto questo, io devo fare una premessa brevissima. Nel libro poi la troverete. Voi sapete, vi ricordate, quelli come me ricorderanno che nel 73 parte l'iniziativa SITAS. Questa iniziativa è un'iniziativa enorme per lo sviluppo del territorio, presuppone la realizzazione di 11 strutture alberghiere turistico-termali. L'intuizione la ebbe Lillo Mannino quando era assessore alle finanze, fu un'intuizione giusta perché era la predisposizione di un'offerta su Sciacca che non fosse un'offerta indistinta, sole, mare o anche archeologia, come vedremo, ma che dovesse fondare la sua caratterizzazione sulla vicenda delle terme. Quindi nasce la SITAS. Si pensa in quel momento che la SITAS avrebbe assorbito tutta l'offerta termale del territorio, quindi anche l'azienda delle terme, che in quel momento era molto piccola, era, diciamo, molto artigianale, se vogliamo dire così. Per cui si ferma un po' lo sviluppo dell'azienda delle terme perché parte l'iniziativa SITAS. Poi tutti, abbiamo quelli di una certa età come me, sanno bene cosa successe nella vicenda SITAS. I privati scapparono, si fecero liquidare, forse avevano avuto l'interesse soltanto alla realizzazione delle strutture alberghiere, che furono 4 e non 11, i privati andarono via e gli alberghi rischiarono, alberghi fatti molto bene, rischiarono di essere vandalizzati. Insomma, ci fu tutta una serie di cose per cui l'iniziativa SITAS si fermò. A quel punto si guardò di nuovo all'azienda delle terme e l'azienda delle terme venne potenziata con la nomina di Pasquale Mannino a commissario straordinario dell'azienda delle terme nel 1983.
lui arriva e subito la prima cosa che fa è quella di reclutare alcuni, sempre per concorso pubblico per carità, alcuni tecnici, alcuni amministrativi, alcuni manager eccetera, e riparte alla ricostruzione dell'azienda. Quella ricostruzione è durata molti anni e ha trasformato completamente l'azienda delle terme. L'azienda era una piccola realtà economica, è diventata una realtà economica talmente grande, forse non si ha la percezione di quello che era l'azienda negli anni 2000, talmente grande, con flussi turistici tedeschi, norvegesi e anche di altre nazionalità, che spinse addirittura l'azienda a immaginare l'organizzazione di charter anziché pagare costi dei vettori di bandiera che allora erano Alitalia e SAIS, proprio perché erano talmente numerosi i gruppi che venivano in periodi di bassa stagione, cioè ne avevamo tedeschi e norvegesi, li avevamo a novembre, a dicembre, a gennaio, a febbraio, con fatturati che erano diventati notevolissimi. Probabilmente questo fu quello che segnò la fine dell'azienda, perché quando una cosa pubblica, ho imparato in tanti anni, ormai sono in pensione e dico tutto quello che voglio, quando una cosa pubblica non funziona, non la vuole nessuno. Ma quando funziona, e quando funziona bene, se la vogliono prendere tutti, e se la prendono, perché chi ha il potere può fare questo e può fare quello che vuole. Ed è quello che è successo. Io devo spendere una parola per un presidente della regione a cui è stata data la croce della vicenda delle terme, cioè Angelo Capodicasa. Si è detto, Angelo Capodicasa è il responsabile della legge sulla privatizzazione. Anche lì nel libro è spiegato tutto. Angelo Capodicasa fu costretto a fare una legge che privatizzava non soltanto le aziende di Sciacca e di Acireale, ma che chiudeva le aziende di soggiorno e turismo, gli enti provinciali del turismo, l'AST. Perché? Perché chi doveva fargli il mutuo, che era la Merrill Lynch, per pareggiare il bilancio regionale, ha preteso una legge dove fosse codificata l'uscita della gestione imprenditoriale pubblica della regione. Ma poi non fu lui, perché questa era una legge programmatica e pragmatica. Non fu lui poi fu un assessore regionale che voleva passare alla storia e c'è passato, nel senso peggiore del termine, che era Granata, te faccio nomi e cognomi perché non me ne frega niente, era Granata, che accelerò nel 2004 questa privatizzazione, nonostante sia io sia il direttore di Acireale rappresentammo che era un salto nel buio. E sapete perché? Perché mentre la regione pareggiava i bilanci delle aziende termali di Sciacca e di Acireale, che sostenevano anche costi non remunerabili, quelli di tutela del bacino, del parco aperto a tutti, eccetera, e le società private, ancorché pubbliche nella detenzione del capitale sociale, non potevano avere aiuti di Stato. E quindi si disse in più di una riunione a quell'assessore, a quei dirigenti, a quei direttori generali, che sarebbe finita in questo modo. Cosa che era successa già, era successa per Acireale. Voi ricorderete l'acqua Pozzillo. L'acqua Pozzillo era un'acqua che veniva fatta da una società delle terme di Acireale. La regione diede 2 miliardi all'acqua Pozzillo che stava fallendo. La Commissione europea, commissario Mario Monti, con una sentenza glieli lavò e la Pozzillo fallì. Quindi portai anche questa spiegazione all'assessore, insomma alla satrapia regionale, la chiamo così. Portai anche questa spiegazione, ma non bastò. Si dovette fare per forza questa finta privatizzazione, a cui non venne dato, Filippo, neanche un capitale sociale, venne fatta una società con le immobilizzazioni, cioè venne mandato a capitale sociale, venne mandati i beni immobili. Va bene, allora mi fermo qui. Se no, chiudiamo. Mi fermo qui, va bene. Non mi hai risposto un'osservazione importante, perché proprio materialmente su cosa contava l'azienda delle terme prima della presidenza del professore Pasquale Mannino, perché è importante. Ci sono dei passaggi che sono, no, tu lo descrivi, fai quasi un inventario, ma bisogna anche ricordare in che condizioni era quell'azienda, perché non tutto si è rovinato perché tutto funzionava benissimo e poi come per miracolo tutto fu rovinato. Io rispondo subito, te lo dico subito, perché io ho vissuto l'azienda dall'83 fino al 2006, quindi sono stati 23 anni incredibili, per cui l'azienda delle terme prima di Pasquale Mannino,
professore o onorevole, non ha nessuna importanza. Prima di questa strada era quella piccola azienda che vi dicevo. Pensate, le lenzuola venivano lavate a mano, le lenzuola per il fango e per i massaggi venivano lavate a mano in piccole lavatrici e poi venivano stesi tra gli ulivi del parco. Non c'era un impianto di lavanderia industriale, non c'era un impianto di sanificazione. E il fango veniva riscaldato con i mastelli di rame e trasportato in camerino con i secchielli. E qui sono anche medici che hanno lavorato alle terme, forse anche in tempi più anziani, più lontani, e ricordano tutto. Era disastrata, era una piccola azienda. Aveva una capacità di produrre servizi termali che era molto contenuta, molto limitata, ma nonostante questo c'era, esisteva. Dopo Pasquale Mannino, dico, io non vorrei poi fare a burbe condita, giusto? Dopo Pasquale Mannino succede, perché si ferma l'iniziativa Sitas, quindi sull'azienda delle terme si riversa l'attenzione di tutto il territorio regionale, l'azienda delle terme, grazie a una serie di progetti, e devo ricordare, glielo devo ricordare l'ingegnere Marcello Misuraca, che fu l'ingegnere dell'azienda che riuscì a ricostruire, a riprogettare, a ricostruire tutto quello che si è ricostruito. Quindi lo merita. Si fece tutto, ma si fece tutto, e guardate, anche per togliere di mezzo anche questa cosa, l'azienda delle terme aveva un collegio dei revisori, che, cioè il collegio, l'organo interno che controllava i suoi atti, che è stato sempre presieduto per legge da un magistrato della Corte dei Conti. Aveva un organismo che approvava le sue delibere, i suoi piani, i suoi bilanci, i suoi progetti a Palermo, che si chiamava Comitato Centrale, dove c'erano avvocati dello Stato, consiglieri di Stato, ispettori regionali, dirigenti regionali. Cioè c'era una struttura fortemente controllata l'azienda delle terme. Quindi questa ricostruzione si è fatta insieme a loro, non nonostante loro, insieme a questi controlli, insieme a queste cose. Quindi è successa qualche cosa, si è risvegliato l'interesse della città, della provincia. Allora anche la provincia era rappresentata nel consiglio di amministrazione dell'azienda delle terme, c'era il presidente della provincia nel consiglio di amministrazione dell'azienda delle terme. Quindi tutte queste cose sono lì, sono state scritte, perché ne resti memoria, perché l'unico modo per diciamo sgombrare il campo dalle menzogne, dagli equivoci, dalle mistificazioni è scrivere, perché resti memoria, ed è quello che abbiamo fatto. In quel periodo furono presentati tantissimi progetti, perché stranamente un ente pubblico, non mi viene il termine esatto, credo che è sopravanzo di gestione, avanzo di amministrazione, ne creò in abbondanza, cioè proprio c'era un non tesoretto, un grosso tesoro che rischiava di essere riconsegnato alla regione. Però grazie a questo tesoro si iniziò, sotto la gestione di Ambrosetti, dell'ingegnere Misuraca, del professore Mannino, una serie di investimenti che noi tutti abbiamo visto. Piscine all'interno del parco, il parco, Molinelli, va bene? La ristrutturazione del Grand Hotel, le antiche terme. Ma era talmente bello questo progetto, è realizzato, non rimase solo sulla carta, fu realizzato. Quindi tutto quello che adesso vediamo distrutto non ce lo ha regalato Gesù, Dio. Dio ci ha regalato una bella città, un bel mare, un bel paesaggio, ma tante cose, un bel bacino idrotermale distrutto, ok, dalla mano umana, stiamo attenti. Però arrivato a un certo punto ci fu anche una visione di espandere i servizi sanitari da erogare. Come? Con l'attivazione di cure specialistiche. E lì poi c'è quel DNA del Saccense. Perdonatemi, ma lo devo dire, c'è quel DNA del Saccense. Cosa successe, Alfredo? A proposito? Un'altra delle occasioni perdute, sono tante le occasioni perdute dell'azienda. Questa è un'occasione
quando i servizi giravano molto bene, per riuscire a diminuire la dipendenza finanziaria dell'azienda dalla regione, si pensò sostanzialmente di cominciare a erogare delle cure specialistiche non termali, ma delle cure specialistiche in ambiente termale, che era un'altra cosa. Quali erano queste cure specialistiche? Tutte le cure fisiatriche, ortopediche, cioè diventare un polo. Voi sapete che le aziende delle terme, che le terme in Italia non possono fare diagnostica, possono fare solo terapia, perché se fanno diagnostica diventano dei centri sanitari. Invece l'azienda si organizzò, fece tutta una serie di investimenti enormi per diventare un centro polispecialistico. Addirittura realizzò per la riabilitazione neuromotoria e muscoloscheletrica e per l'assistenza ai bambini disabili una vasca, una piscina coperta riabilitativa con i sollevatori, con i fisioterapisti in acqua, Baldo, c'eri. Quindi, dopodiché, l'azienda subì un'aggressione. Da chi la subì questa aggressione giuridica? Dai privati, a cui inevitabilmente l'azienda aveva sottratto grosse quote di mercato, grossissime quote di mercato. Si decise allora a questo punto di non continuare a erogare queste prestazioni, perdendo anche, ma con le proteste, io ricordo le proteste dei genitori dei bambini che venivano lì e noi non potevamo fare nulla perché non avevamo più nemmeno l'autorizzazione per erogargliele gratuitamente queste prestazioni. A distanza di molti anni, poi il ricorso straordinario che presentammo al Presidente della Regione ci diede ragione, ma ormai il danno era fatto, era troppo tardi. Questa è una delle altre occasioni perdute dall'azienda delle terme. Quei fatturati avevano quasi consentito di fare a meno del contributo a pareggio, tanto era diventato grande. Parliamo di miliardi di vecchie lire, non parliamo di bruscolini. E quindi con fisioterapisti, medici, ortottisti, otorinolaringoiati. A proposito di otorinolaringoiati, non so se c'è oggi il dottore Chillura, Mario Chillura, perché un'altra delle cose che vennero fatte con lui fu uno screening sui bambini in età scolare, della prima scuola, che durò 5 anni, che consentì di visitare migliaia di bambini e di seguirli nella cura dell'otite secretiva. E poi venne fatta una pubblicazione che venne pubblicata poi dall'Ordine Nazionale dei Medici Otorino. Quindi guardate quello che l'azienda era diventata. Forse era diventata troppo, probabilmente. Io credo che da quando si è cominciato a parlare di Sciacca come terzo polo turistico, dopo Taormina e Cefalù, lì sono cominciati i problemi, anche per le terme e non solo per le terme. Io volevo fare ancora una domanda, perché sì. Vorrei dare un poco... Sì. In questo libro fondamentalmente c'è una risposta a qualunque domanda, insomma, no? Quindi poi mi farebbe piacere chiederne qualcuna. Tranne a quanti anni ho io. Nel libro non si parla solo del periodo bello ed esclusivamente del professore Pasquale Mannino. Dare a Cesare quello che è di Cesare, perché c'è stata una comunione di intenti all'assemblea regionale, per cui il qui presente onorevole Siso Montalbano lavorò seriamente e proficuamente affinché l'azienda delle terme potesse andare avanti. E questa è anche una dimostrazione del fatto che non è una scoperta che faccio io, il gioco di squadra funziona. E dobbiamo passare un attimo a, perché ora scorrendo mi trovo un articolo, Terme, 17 dicembre 2014, Terme, quel fatale errore del 2004, trasferire debiti dell'azienda autonoma alle Terme di Sciacca S.p.A. Ed entriamo un po' nella nota dolente, però prima di dire questo devo ricordare per correttezza che le Terme subirono una batosta enorme quando lo Stato decise di non dare più i congedi straordinari
e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, congedo per le cure termali, cioè erano 12 giorni, non contavano come ferie, ma erano 12 giorni in cui i tantissime migliaia e migliaia di dipendenti pubblici venivano a farsi le cure, perché le anche privati, ma c'era il congedo, il parlo del congedo per cure termali. E il ciclo era 12 giorni, quindi voleva dire che per 12 giorni e aumentava tantissimo la presenza, va bene, il periodo della presenza. E questo fu una batosta. Prima di ricevere qualche domanda, però, è necessario fissare e ricordare bene l'anno 2004 e poi l'inizio immediato del 2005, perché lì c'è lo spartiacque, lì inizia il lungo evidente. Io mi danno perché volevo tutti gli articoli, qua sono solo una minima parte, io volevo sbagliarmi quando scrivevo, perché a questi deputati, okay, a questi presidenti della regione, io non ho avuto, nei confronti di questi, io non ho avuto nessun rispetto, perché quando venivano qua prendevano in giro, io in giro non ci voglio essere preso, e le cose le scrivevano, io mi volevo sbagliare, ma ora rileggendolo a distanza di tempo non mi sono purtroppo sbagliato, tutto si è verificato. E allora la domanda è, ma questi scienziati non lo capivano allora? Dobbiamo ritenere di no. No, ma il dato della politica è un dato importantissimo, nel senso che il primato è e rimane della politica. La politica questo primato se lo dovrebbe meritare, però, e devo dire che negli anni che sono venuti, dalla trasformazione in società per azioni in poi, è stato semplicemente un crescendo rossiniano al contrario, cioè una caduta senza fine. Adesso io non posso raccontare tutto, ma nel libro è scritto tutto, ma ci sono passaggi che sono incredibili. Mi chiedo ancora come possano essere successi. Io poi nel 2006 lasciai l'azienda, la lasciai volontariamente, la lasciai alla fine dell'estate del 2006, credo nell'ottobre del 2006, perché avevo capito da subito che la volontà politica era una volontà che avrebbe condotto, infatti me ne andai dicendo che era la cronaca di una morte annunciata quello che sarebbe successo. Purtroppo ho avuto ragione. Non c'è stata la sensibilità, non c'è stata la competenza, non c'è stata la volontà. Questi tre elementi sono stati quelli che hanno determinato la fine dell'azienda delle Terme di Sciacca. Ma non posso non dire un'altra cosa, perché sarei manicheo se non facessi un ragionamento. Questo Paese ha avuto un'occasione importante, l'ha avuta alcuni anni fa, quando la Regione voleva sbolognare questo problema delle terme, e allora si pensò di darla, dice, diamo le terme ai comuni di Sciacca e al comune di Cireale. Bene, quella era un'occasione storica, perché la ricerca degli imprenditori, il bando, il contatto con Federterme, cioè tutte le cose potevano essere sicuramente gestite a livello comunale, Ignazio Messina, e sarebbero state gestite sicuramente meglio, perché ci sarebbe stato l'interesse concreto e attuale a governare le cose del proprio paese. Si rinunciò, non so perché, perché io una cosa che ho detto all'inizio del libro, e la ribadisco, a me in questi anni non mi ha chiamato nessuno di nessun livello, regionale, provinciale, comunale, nessuno. Perché? Perché tutti sono convinti di riuscire a sapere tutto, a fare tutto. Questo a me sta bene così, perché tutto sommato io sono felicemente pensionato ormai, vivo la condizione di dispiacere per le Terme di Sciacca, non fosse altro che perché ci ho passato 23 anni della mia vita professionale, però poi ci sono delle cose ineluttabili, se devono accadere accadono, pazienza, se si può fare qualcosa sì, se no pazienza, uno fa altro. Bene, quell'occasione si è perduta, non tornerà più, anche perché quando nel 2011 la Regione dichiarò le Terme di Sciacca e di Acireale non strategiche rispetto alla propria volontà, quello fu un altro momento in cui si sarebbero dovuti levare gli scudi per fare in modo che,
che invece fossero strategiche. Però non lo furono per la regione, non lo furono nemmeno per il comune, che non volle che diventassero strategiche per la sua economia cittadina, provinciale e regionale. Sì, però siamo senza amplificazione. Aprendo per caso, siamo 17 aprile 2015, titolo un articolo, anche le terme portano la propria crocetta, è un rosario lento a sgranarsi, sono tre righe. Come avevamo già scritto, ritardi e silenzio dalla regione. Si lotta contro il tempo che invece scorre inesorabilmente i nostri dubbi. Anche le terme hanno la propria crocetta, è un rosario che si sgrana con una lentezza estenuante. Unendo le due cose viene fuori quel rosario crocetta che rappresenta la zavorra che tiene in fondo la nostra, che, tiene in fondo la nostra risorsa termale. Le domande che mi sono chiesto allora e che tutti ci siamo chiesti, di questo ne sono sicuro, è perché il rosario crocetta chiuse il complesso nella sua interezza. Lo stabilimento allora pagava 1.200.000 euro di stipendio e incassava 600.000 euro di servizi e c'era una differenza sostanziale. Ma perché ha chiuso il parco, ha chiuso il Grand Hotel, ha chiuso il bar, ha chiuso la piscina termale, e gettando nel degrado inesorabile tutta la risorsa termale? E la dannazione mia è che non c'è mai stata una procedura fallimentare, perché non c'è stata mai bancarotta, quindi dal punto di vista penale viene difficile trovare la responsabilità. E io non voglio essere giustizialista, però la cosa che mi fa dannare è se si è distrutto un patrimonio pubblico demaniale, ma perché la magistratura contabile è stata in silenzio? Perché? Perché? Nessuno paga, nessuno ha responsabilità e ci sono documenti, documenti e documenti a mai finire. Scusate la foga, sono ancora arrabbiato. Era il periodo in cui, e vi assicuro che non c'entra niente, perché nessun altro sindaco avrebbe potuto sgranare quel rosario e quella maledetta crocetta. Era Fabrizio Di Paola, ma se ci fosse stato un altro sindaco il risultato non sarebbe stato diverso, perché la chiusura era totale, non la chiusura del complesso termale nella sua interezza, ma la chiusura del dialogo, l'ottusità della mente, ok? E il non rispetto per la città di Sciacca, per il territorio, per tutto l'Interland. Di Paola, che è qui presente, ha fatto quello che era necessario fare, con lo stile garbato, perché sono le istituzioni che alla fine dialogano e le istituzioni devono contenere il bontone. Poi abbiamo fatto tante altre cose, abbiamo fatto pure quella passeggiata famosa di 4 giorni a Palermo. Si è conclusa qualche cosa? No, sono fiducioso per il giorno 6, quantomeno cambiamo mentalità, e questo è già un risultato. Sì, facciamo fare domande. L'ultima, vogliamo chiarire esattamente con nome e cognome, cioè la questione dei 4 milioni e mezzo, di 5 milioni circa di debito, perché è venuto fuori e non per una questione di gestione o per una scelta scellerata sempre da parte della regione? Poi diamo spazio pure alle domande. Io credo che se date tutte le risposte il libro poi non lo compra più nessuno. No, io temo che, io ho il timore che addentrarci nel problema diciamo finanziario possa risultare noioso. Nel libro è molto spiegato, quindi io non è che ve lo faccio per vendervi il libro, evidentemente, lo dico, però siccome non mi voglio annoiare con i numeri, con gli avanzi di amministrazione, gli avanzi primari, tutto il resto, per cui preferirei che venissero, che ci fossero delle domande. Io direi appunto,
Ritornerei alla premessa iniziale e volevo fare un apprezzamento anche al filmato che concludeva con un payoff che era estremamente di attualità, almeno per il tempo in cui fu girato, in cui si diceva Sciacca vi aspetta. Io credo che se lo volessimo attualizzare potremmo dire Sciacca aspetta, no? Alla luce di tutto quel che è successo e alla luce di questo libro. E allora Sciacca cosa aspetta? Vogliamo provare a dare a chi vuol dare la prima domanda? Cosa aspetta Sciacca? Dove Messina? Vuole aprire? No, domande, io non ho domande. Non ha domande. Che risposte? No, qualche risposta ce l'ho, purtroppo con Alfredo abbiamo condiviso un tentativo di risposta non con risposta. Bene, e allora? C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? O vuole fare qualche considerazione? Quanti presidenti di regione hai citato tu? 12 e 18 assessori regionali al turismo. Allora, io scusate, però... Alla fine la domanda la faccio a Filippo Cardinale, la porta di Procenta. No, allora, io credo... scusa. No, sei stato distratto, perché io ho classificato in periodo. Il periodo della chiusura, io ho sottolineato, mi dispiace che ho offeso il tuo presidente, ma il periodo della chiusura è stato sotto Rosario Crocetta e se no gli altri che si sono succeduti, Lombardo, Musumeci, non hanno fatto niente. Scusate, perdonatemi. Però c'è una data ben precisa della chiusura. Perfetto. Però credo che cercare le responsabilità che non ha cercato neanche la magistratura non credo che ci risolva nulla. No. No. Io credo che procedere sulla strada dei personalismi, no? Nei confronti di questa classe politica che, voglio dire, in cui nessuno è privo di responsabilità, tutti quanti, non è un caso che abbiamo un sistema politico, amministrativo, che ovviamente è in fase di implosione, perché è sotto gli occhi di tutti, insomma, no? Quello che sta succedendo non è il problema del singolo presidente, del singolo assessore o del singolo funzionario. C'è un sistema che ormai, purtroppo, ahimè, non ha avuto la capacità di adeguarsi praticamente ai tempi che andavano trascorrendo e passando. Ahimè, parliamo di una regione che ha goduto di un grande privilegio, quella della sua autonomia, che ovviamente, escluso la prima legislatura, credo che non abbia più saputo utilizzare nelle sue giuste misure e dimensioni. Allora, certo, ecco, questo mi sembra che sia, allora, tentare di individuare o addossare o individuare responsabilità del singolo, insomma, no? Dico, può essere interessante, insomma, però sicuramente non ci porta a nessuna soluzione, se non quella di provare a immaginare, considerato il fatto che il libro correttamente dice nel suo titolo una storia sbagliata, lo abbiamo ammesso, la conosciamo. Possiamo provare a individuare le responsabilità e credo che in questo anche i mezzi di comunicazione possono contribuire a farla, ma al di là di questo, che cosa dobbiamo fare da domani mattina in poi? Cosa si può fare per segnalare praticamente a che questa storia sbagliata trovi il suo giusto indirizzo? Prego. C'era l'avvocato De Paolo. Prego, avvocato Di Paola. Grazie, buonasera a tutti, complimenti ad Alfredo e a Filippo per questa fatica storico-letteraria. È noto che io sono stato il sindaco che ha subito sulle sue spalle la chiusura delle attività termali ed alberghiere. Io il 6 marzo ci sarò, Nino, sarò presente, e guai se non ci venissi. Perché credo di essere tra quelli che maggiormente ha vissuto in maniera assolutamente tormentata e negativa questa vicenda. Però è stato correttamente detto
noi questa sera dobbiamo anche provare a individuare strategie per andare avanti. Ed è giusto così. Ma la esperienza che io ho vissuto brevemente va sintetizzata perché può servire per articolare ciò che dobbiamo fare da domani o dal 7 marzo, dopo che mi auguro la città, contrariamente dal passato, si mobiliti. Contrariamente dal passato, perché spesso chi ha difeso le terme lo ha fatto in maniera isolata e subendo anche qualche polemica inutile. Perché voglio sintetizzare l'esperienza del passato? Io non sono stato né sindaco del 2011, quando la Regione con atto formale disse il termalismo non è strategico per lo sviluppo della nostra Sicilia, e non sono stato sindaco quando la Regione voleva che il Comune acquisisse le terme. Purtroppo sono stato sindaco nel periodo peggiore, cioè sono stato sindaco quando già la SPA, che aveva subito le cose che ha raccontato Alfredo Ambrosetti, cioè un contenitore privo di contenuto. Cosa si è fatto? Si è costruito un organismo che avrebbe dovuto privatizzare, ma che non è stato capitalizzato, anzi gli sono stati dati immobilizzazioni e debiti. E quindi non poteva vivere. Per cui dal 2005 in poi è stata una caduta verticale, un decrescendo rossiniano, dicevamo col senatore Montalbano. Io ho vissuto gli anni peggiori di questo processo, cioè dal 2012 al 2014. E in quegli anni il mio rapporto con la Regione Siciliana, ecco questo ci deve servire da insegnamento, è stato un rapporto nel quale io ho toccato con mano che a Palermo le terme di Sciacca vengono viste come un peso insopportabile, cioè vengono viste in maniera ostile, rispetto al quale è assolutamente inopportuno fare qualunque tipo di cosa. Io l'ho toccato con mano questo atteggiamento, l'ho toccato con mano nella componente politica, ma soprattutto nella componente burocratica, che non solo ha ostilità o ha avuto ostilità nei confronti delle terme di Sciacca, ma ha gestito la vicenda con una incompetenza mondiale, cioè senza neppure conoscere di che cosa stessimo parlando. Quando il mio amico Filippo Cardinale ha ricordato quella riunione, una delle tante, Filippo, che io ho fatto al tempo, convocando governo regionale, deputati regionali. Non ho fatto vedere questo video perché non lo avevo, ma ho fatto vedere queste brochure, ho dato queste brochure all'intero Parlamento regionale, all'intero governo regionale, per far capire cos'erano le terme di Sciacca, ma non gliene è importato nulla, perché non avevano amore per questo nostro patrimonio e perché non ne comprendevano soprattutto l'importanza sul piano dello sviluppo e della potenzialità. Questo è stato il mio vissuto rispetto al problema delle terme di Sciacca. E quando il presidente Crocetta e con lui un dirigente del dipartimento partecipate, che quando io andavo a Palermo e mi vedeva negli uffici mi diceva: ma sempre per le stesse cose vieni qua. Ah, sempre per le stesse cose vengo qua. Io vengo per difendere il mio territorio. E quando il presidente Crocetta, nel silenzio più assoluto, sotto traccia e con poca trasparenza, chiuse con una assemblea in cui il socio unico era lui, perché quella SPA aveva come socio unico il presidente della regione, io dissi e scrissi e feci atti amministrativi verso quella direzione: guardate che vero è, perché questo va detto pure, quella SPA faceva un disavanzo annuale di 2 milioni di euro, vero è, ma quei 2 milioni di euro intanto erano il personale che l'azienda, che la regione comandava nella SPA. Però io dissi: attenzione, oggi
ci sono questi 2 milioni di euro di disavanzo, fra un anno diventeranno 5, fra 10 anni diventeranno 20, oggi siamo di fronte a un degrado patrimoniale, immobiliare e dell'impiantistica che è centinaia di milioni di euro di danno. E io questo lo dissi, lo scrissi, lo feci deliberare alla Giunta, al Consiglio Comunale, a tutti i soggetti politici del tempo. Non ci fu niente da fare. E non c'è stato niente da fare anche negli anni a seguire. Perché sono trascorsi 9 anni, il 6 marzo saranno 9 anni, e non c'è stato niente da fare. Cosa ci serve? Perché la racconto? Non certamente per raccontare la mia esperienza, perché la mia esperienza è triste. Ma a cosa ci serve tutto questo? A far capire che, primo, o noi troviamo interlocutori seri a Palermo, o altrimenti noi non ne verremo a capo di questa cosa. Ci saranno le solite passerelle, ci saranno le solite dichiarazioni di intenti, ci saranno le solite promesse, ma non arriveremo a capo di questa vicenda. Anche perché non hanno le idee chiare. Non hanno le idee chiare sul da farsi. Forse addirittura all'interno dell'attuale governo regionale c'è persino una diversità di vedute su cosa fare, che è una diversità di vedute a orecchio però, perché non c'è una conoscenza approfondita del problema. Quindi noi dobbiamo trovare interlocutori seri. Dobbiamo fare appassionare alla materia le persone che abbiamo votato in questa città, e cioè i parlamentari regionali, che non possono ritenere che Sciacca sia il bancomat del voto. Non lo possono ritenere, e non lo dico per difendere i miei risultati, non è questo il punto, io lo dico da cittadino di Sciacca. Noi dobbiamo fare appassionare alla materia i parlamentari regionali, che devono andare ogni giorno dal presidente Schifani, dall'assessore all'economia, per individuare una soluzione. E se è possibile, questa soluzione, caro Alfredo, la dobbiamo fare partire da Sciacca. La dobbiamo fare partire da Sciacca. Noi dobbiamo costituire una cabina di regia. Io questa sera vi lancio questa idea di saccenzi che si mettono attorno a un tavolo e dicono: signora Regione Siciliana, per fare ripartire le terme noi dobbiamo fare questo. Ho apprezzato il tuo ragionamento. Perché non ricostituire un organismo che sia da un lato pubblico, ma che ricerchi il partner privato per una gestione manageriale, una gestione salute e benessere che in questa città noi possiamo tranquillamente portare avanti. Ma dico, mettiamoci attorno a un tavolo e individuiamo la soluzione, la diamo a Palermo e dopodiché incalziamo chi di competenza perché questo nostro patrimonio non possa ulteriormente subire il degrado che ha subito. Quindi concludo dicendo: le esperienze che abbiamo vissuto nel passato, un po' tutti, ci devono servire per metabolizzare questo ragionamento. A Palermo o gli facciamo capire che noi su questa cosa ci puntiamo realmente e costituisce la nostra identità, il nostro DNA, il nostro potenziale sviluppo economico, e chi abbiamo eletto deve avere il senso di responsabilità di pensare ogni giorno come pensiamo noi saccenzi, o altrimenti non ne veniamo a capo. E non riusciremo mai a dare alla nostra città, in termini di efficienza e di efficacia, quell'immenso patrimonio che il Signore ci ha donato. Grazie. Grazie. Vorrei... Mi sembra che questo, più che una domanda, è stato un intervento, devo dire, particolarmente significativo, una testimonianza. E mi fa piacere che concludi con questa volontà, che mi sembra una splendida occasione di creare una cabina di regia saccenze di cittadini di Sciacca. E qualora questo riuscissi a farlo, giorno 6, giorno 7, giorno 8 potremmo incontrarci, perché intanto possiamo fare un incontro con la compagine imprenditoriale di Sicindustria affinché vi possa affiancare in maniera concreta a questo tipo di operazione. Ovviamente non credo che le soluzioni si troveranno velocemente, però sono fermamente convinto, ma proprio perché comunque
delle sensibilità sono cambiate. Quel che avete rappresentato è estremamente corretto, ma noi dimentichiamo che in questi ultimi 20 anni, no, il turismo era praticamente, non era assolutamente considerato dalla classe politica. No, è vero o no? Dico, per chi ha fatto vita politica attiva, l'assessorato al turismo veniva dato praticamente, cioè era così, il contentino da dare praticamente a chi ambiva ad una posizione di... Prego. E meno ancora il turismo termale, che ancora, attenzione, perché allora c'è anche un fatto storico che dovremmo ricordare. Allora il concetto termale non era visto come il turismo termale, era visto come le cure termali alle quali i dipendenti statali potevano attingere a quelle famose 12 giorni di ferie con un'operazione che veniva pagata. Oggi questo è cambiato sul piano della sensibilità diffusa. Quando io parlavo del tema della salute e benessere, perché oggi questa realtà la richiede il mercato, è una realtà che non riguarda solamente il termalismo, riguarda il termalismo in un concetto praticamente più ampio di salute, di benessere del corpo e ovviamente dello spirito e della gestione praticamente di tutta una serie di servizi accessori. Io dissi al presidente Musumeci che dovevamo mettere in rete persino gli ospedali che fanno materialmente le dialisi, perché un dializzato che viene in Sicilia, così come si sceglie il suo itinerario sulla base dei programmi, se lo deve scegliere anche sulla base della sua opportunità di potersi fare dei suoi presidi sanitari. Quindi è un fenomeno molto più complesso sul quale tutti quanti possiamo lavorare. E credetemi, ci sono gruppi anche stranieri che su questo tema sono interessati a intervenire. Io spero, non appena ne avrò conferma, insomma, no, dico, qualcuno di questi lo avremo presente a Travelespo e se così fosse ve lo presenterò. Bene, qualche altra domanda? Dottore? Parrello? Sì, e poi c'è il signore lì in fondo con gli occhiali. Prego. Nome e cognome, così almeno... Buonasera a tutti, sono Nino Porrello e sono il coordinatore del Comitato Civico Patrimonio Termale. Io stasera ero qui in veste di giornalista e non pensavo di intervenire, però l'orientamento finale che è stato dato da Toti Piscopo è giusto che dica due parole. Intanto un ringraziamento ad Alfredo e a Filippo per questo pregevolissimo lavoro. Ho letto solo la prima pagina, ma so che è pregevolissimo perché li conosco. Un lavoro che, secondo me, sembrerà strano, si coniuga con quello che può o dovrebbe avvenire il giorno 6, perché anche se questo è il momento di guardare al futuro, non puoi guardare al futuro se non hai una piena conoscenza del passato e di quello che è successo. E questo vale anche e soprattutto per le terme. Alcuni di noi lo sanno, quello che è successo con Alfredo, anche quando facevo un altro lavoro ne abbiamo tante volte parlato a lungo, ma il problema è che la maggior parte delle persone non lo sanno. E quindi credo che questa quasi educazione ad una identità termale della città, della cittadinanza, vada fatta appunto innanzitutto conoscendo quello che è stata la storia, e questo libro sicuramente ha questo merito. Il giorno 6 si diceva quali sono le prospettive. Il giorno 6 secondo me è un giorno in cui la città può cambiare strada, è un giorno in cui si può cominciare a guardare al futuro. Mi riconoscevo molto nelle parole di Alfredo quando diceva che lui trovava sempre mancanze di volontà politica nella regione e incapacità e incompetenza. Beh, sono le stesse identiche due cose che da 5 anni in cui noi come Comitato Civico lavoriamo anche per la riuscita di questa giornata, perché noi questa fu una delle decisioni iniziali di arrivare a una mobilitazione della città. Forse altre volte si è arrivate a mobilitazioni in maniera troppo rapida. Le cose bisogna prepararle e noi
Speriamo, crediamo di aver fatto del nostro meglio per preparare la città. Dicevo, la mancanza di volontà politica e di assoluta incompetenza che c'è a livello regionale. Beh, anche oggi l'ostacolo è questo. Però mancava un passaggio per passare dal passato al futuro. Perché questo è il passaggio che dobbiamo fare, dal passato al futuro. Mancava un passaggio, la voce di questa città, la mobilitazione di questa città. Su una cosa così importante non si poteva tentare questo passaggio se la città non fa sentire la sua voce, se la città non dice io alle terme ci tengo, se la città non dice dalle terme può dipendere il mio sviluppo economico e sociale, occupazionale. Questa cosa finora la città non l'ha mai detta, non l'ha mai gridata, ha lasciato tutto in mano alla politica. Allora un ruolo civico di noi cittadini, e la politica, sapete tutti i risultati, sono già stati detti stasera, che ha prodotto. Anche in questi anni in cui noi abbiamo chiesto tante cose non siamo stati ascoltati. La prima, quella di fare quanti tavoli abbiamo chiesto, in particolare coi sindaci del territorio che vanno coinvolti. Non è stato possibile. In Consiglio Comunale da 8 mesi che si dice che bisogna fare questa riunione con i sindaci e con i deputati, ma non si riesce a fare. Ecco, allora quello che manca è una popolazione, è una comunità civile che fa sentire la sua voce per far sì e per dare un rinnovato mandato alla politica, perché poi è la politica che deve risolvere il problema, non nascondiamocelo. Però il mandato glielo dobbiamo dare in maniera forte, in maniera convincente, facendo capire che questa è la volontà della città. Le proposte, noi le proposte le abbiamo già dette in parte in tanti documenti, ma le rinnoveremo diciamo negli interventi conclusivi dell'evento del 6 marzo, e sarebbe troppo tedioso intrattenervi prima con questo. Le proposte ci sono, i tavoli vanno istituiti, la prima cosa e finisco che va istituito prima ancora del tavolo cittadino, è un tavolo regionale, perché un altro problema è una frammentazione delle competenze regionali che già di per sé costituisce un ostacolo insormontabile. E allora se questo problema lo si vuole risolvere, la prima cosa che bisogna fare è fare una sintesi di questa frammentazione che crea poi alibi ai dipartimenti regionali, agli assessori regionali, e far sì che il tutto vada, attraverso anche una persona di sua fiducia, nella responsabilità del Presidente della Regione. È quello che tenteremo noi, con la forza, col sostegno delle forze politiche locali, ai quali questa nostra manifestazione vuole dare forza e spinta, perché finalmente la politica locale innanzitutto si senta sostenuta da questa comunità civile e possa interloquire in maniera forte con la Regione. Grazie. Grazie, grazie. C'era il signore che l'aveva chiesto prima. Però per favore la domanda, Andiamo con la domanda e poi io vi chiedo scusa, ma tra 10 minuti devo... Molto velocemente, una storia sbagliata credo che sia anche quella della regione siciliana, perché noi da 75 anni subiamo come popolazione siciliana, subiamo quello che è stata un'autonomia che non ci è stata mai concessa e non è stata mai utilizzata. Io credo che la proposta che ha fatto il sindaco Di Paola di istituire un tavolo qui a Sciacca sia importantissima, ma come ha detto il mio coordinatore che mi ha preceduto proprio nell'intervento, è importantissimo che questo tavolo abbia un interlocutore unico a Palermo, perché è l'unica cosa che ci potrà fare uscire da questa melma che abbiamo. L'ultima cosa... E in verità il problema di Sciacca nei confronti della regione non è solo la questione delle terme. Qui c'è un dossier, io l'ho chiamato più volte dossier Sciacca, che riguarda tantissimi beni, fra cui vorrei ricordare, e su cui la politica dovrebbe lavorare tantissimo, abbiamo avuto la perdita di Sebastiano Tusa, e che non ci permetterà probabilmente di avere il museo regionale in via Incisa, perché lui ci stava lavorando tantissimo e non ne parliamo più. Non ne parliamo mai, ed è una questione che riguarda, sapete che cosa? Un assessorato e un altro. Quindi vado io, basta. Ok, grazie. No, io cercavo la domanda. Però perché la domanda è che qui abbiamo troppa voglia di poter dire. No, allora, cose, e non
io comprendo perfettamente, no, io sono fra questi, però vedi, mi ritrovo in una situazione, sì, no? Di non avere più il tempo anagrafico, certo, capisci? Non avere il tempo anagrafico mi mette nelle condizioni, capisci? Che dico, avendo partecipato a tante conferenze stampa, eccetera, eccetera, sparare, continuare a sparare sulla Croce Rossa non serve ad una mazza. Cioè che la regione siciliana è inadeguata, lo sappiamo. Che l'autonomia non è stata utilizzata, lo sappiamo. Ma questo non è compito nostro, è stato compito di una classe politica, e ben faceva il sindaco Di Paola a ricordare i deputati che sono stati eletti in questo collegio, a ricordare tutti gli altri collegi, affinché ognuno di noi riscopriamo il piacere, no, di essere soggetti attivi di questa società. Ecco, essere soggetti attivi vuol dire incontrarsi, parlare, definire determinate cose e andare al cuore del problema. Continuarci a dire che la regione è assolutamente inefficiente, su questo non ci sono dubbi, è inadeguata. Anche... C'è una domanda. Chi è? C'è la signora. Sì, la signora. Allora, la domanda mia è semplice. Si è parlato di fare un tavolo, due tavoli, tre tavoli, e se questi tavoli non portano a niente, cosa pensiamo di fare? La disobbedienza civile. Bravo, sono d'accordo. Disobbedienza civile. Beh, una volta partecipando ad una riunione, in una riunione all'assessorato al turismo, insomma, no? Qualcuno dice bisogna fare un tavolo, e qualcun altro rispose: ma le sedie chi le porta? E mi sembra... Prego, prego. No, domanda. No, pensate. Io volevo correggere, se mi è consentito, l'onorevole Di Paolo, dice le terme sono un patrimonio di Sciacca. Io vado avanti col programma, me l'aspettavo la risposta, e quindi come vado avanti col programma? Io vi chiedo se volete... che Caltabellotta partecipe, noi siamo disponibili. Perché... Caltabellotta, Ribera, Calamonaci. Io mi ricordo che andando al liceo, e allora non c'era il trasporto alunni, e si stava nelle stanze in famiglia, e accanto a noi studenti venivano tanti da tutta Italia, dalla Sicilia, per le terme di Sciacca. Vi ricordo un'altra cosa, io ho girato un po' per l'Italia, inserire anche Caltabellotta nel contesto, non del tavolo, bisogna stare in piedi, sbracciati. Cioè, io domani, giorno 6 scenderò, poi ho quattro posti nella macchina. Poi per quanto riguarda un'altra, per cortesia, perché dovete chiedere agli altri, alla politica che non c'è? Costituite un... costituite un azionariato popolare, investite, prendetevi le terme voi. Noi a Caltabellotta siamo anche benestanti, come siete voi a Sciacca. Mettiamo una quota, un azionariato popolare. Perfetto, grazie.